si chiama Verginità rapite. È il libro di Ismele Selmanai Leba, presentato oggi nella Lomagna dell'Istituto Tecnico Commerciale Luigi Sturzo di Gela. L'incontro rientra nelle manifestazioni promosse in occasione del Giorno della Memoria, un impegno per il futuro, costruire un cammino senza crimini. Il mio paese, Albania, gli albanesi, durante l'armistizio, la Seconda Guerra Mondiale, non hanno consegnato nessun ebreo e nessun soldato italiano, perché sono rimasti in Albania tantissimi soldati italiani e i tedeschi li cercavano per mandarli ad Auschwitz, a Mauthausen, non lo so dove, e invece la popolazione albanese, secondo la nostra tradizione secolare, la Bessa albanese, non ha consegnato nessuno. Tutti questi soldati li ha vestiti con i vestiti da contadini e li ha nascosti dentro casa. Io di là nel libro racconto la storia di un soldato siciliano, precisamente. Per questo ho voluto fortemente che il libro si pubblicasse proprio in Sicilia, da una casa editrice siciliana, Bonfiraro, anche per questa ragione. Attraverso la cultura e la pubblicazione dei libri che poi parlano di queste storie e della storia in generale, è chiaro che noi andiamo verso quella che è la nostra libertà, la libertà di tutti quanti. Tutto quello che accade nel mondo e le guerre che accadono, accadono sempre perché l'ignoranza impera e quindi chi sa più degli altri può soffocare l'ambizione di molte persone che vogliono emergere in ogni caso. I saluti iniziali sono stati fidati ai presidenti dei club service e al dirigente scolastico Grazio Di Bartolo. Questi ragazzi, attraverso questo messaggio, devono capire che cos'è la tolleranza, che cos'è il rispetto per la vita e quindi il rispetto reciproco. È un messaggio che la scuola dà, che va oltre i contenuti, oltre la trasmissione degli argomenti, quindi un messaggio di etica che si spera e venga acquisito e quindi venga anche messo in pratica per avere un mondo civile e un mondo di pace. Dobbiamo necessariamente trasmettere dei messaggi di speranza, ma ricordare anche quello che è successo, lo sterminio di 6 milioni di ebrei. Per noi è un messaggio molto importante, deve passare tra le nuove generazioni, perché abbiamo bisogno che i ragazzi ricordino questi momenti tragici della nostra storia. Sicuramente è una pagina da dimenticare, però abbiamo voluto cogliere l'occasione del libro di una scrittrice albanese per ricordare anche il genocidio nel Kosovo intorno agli anni 80-90. Bisogna abituare i ragazzi a pensare in modo universale, a pensare in modo che siamo tutti uguali, senza colore, senza religione, senza politica, perché la politica è quella che rovina tutto. I ragazzi sono il fulcro del nostro futuro e chiaramente devono sapere, dato che non sono stati testimoni quindi dell'Olocausto e di tutti i grandi genocidi che ci sono stati nel mondo, almeno per fortuna loro, perché abbiamo avuto delle generazioni che sono state fuori da guerre e che sono cresciute quindi in pace, ma devono sapere quindi che in effetti l'uomo non deve scagliarsi quindi contro l'uomo. L'uomo deve essere quindi al di sopra, non deve avere mortificata quindi la sua dignità. E queste sono giornate che servono quindi proprio per la formazione dei nostri giovani. Che oggi veramente è la giornata del ricordo, della testimonianza di un qualcosa che è accaduto 70 anni fa, però che purtroppo si ripete. E infatti noi non ci siamo solo fermati oggi e non ci fermeremo solo a parlare di un tipo di un genocidio terribile che ha calpestato i diritti di una razza intera, ma anche allarghiamo il nostro sguardo ad altri fenomeni del genere, altri genocidi. Ha moderato i lavori la giornalista Fabiola Polara. La lettura dei brani e l'esecuzione con il violino è stata curata dagli alunni della seconda B del liceo Eschilo di Gela. Sono state esposte durante l'iniziativa opere di Michele Alba e Benedetta Caccamo.